Entro nei mercati di Traiano, un patrimonio culturale e artistico di straordinaria bellezza. Subito torno indietro di 2000 anni, un'emozione incredibile, avvolgente. Mi guardo intorno, ci sono un'infinità di dettagli che mi travolgono, tanti particolari che catturano la mia curiosità, come il grifone che ha resistito i secoli. Vedo un bellissimo gioco di luci e di colori che mettono in risalto tutto il paesaggio circostante. Ogni sala racconta una storia diversa, ogni singolo resto è vivo, con un passato da rievocare. Una donna con un bambino, probabilmente suo figlio, parlano, forse di quello che hanno fatto durante la giornata. All'esterno degli uomini che si scambiano oggetti di tutti i tipi, cibo, suppellettili, animali, i più dotti dentro le biblioteche a consultare volumi, oppure a insegnare bambini dei ceti aristocratici. Sento il luogo come una grande mano che mi culla. Sono indifesa e fragile, ma allo stesso tempo rassicurata da tutto ciò. Le statue mi riportano indietro nella loro epoca, come se volessero farmi provare quello che hanno vissuto. Mi narrano di imperatori, di donne che tessono e si mettono in posa, di bambini che bisticciano tra loro. Riesco ancora a percepire il momento in cui furono create, gli artigiani così intenti a costruire quelle opere d'arte per farle giungere ai giorni nostri. Sono perenni perché hanno la capacità di narrare questi posti e i loro tempi per sempre, nonostante siano stati costruiti secoli fa. Provo un'intensa attrazione per quella grande epoca ormai passata, ma che ancora mi emoziona con le sue narrazioni che questo spazio evoca.